Ciao e benvenuti, fantastici esseri umani. Siete pronti per un'altra avventura filosofica? Oggi ci tufferemo nel mondo intrigante e spassoso di Voltaire. Ehi, non dimenticatevi del rito di iniziazione. Iscrivetevi al canale e spaccate quel like per unirvi al club esclusivo degli amanti della filosofia. È gratis, è divertente e rende la vita più illuminata. Dai, schiacciate quei pulsanti e godiamoci il viaggio filosofico insieme. E ora entrate nel mondo di Voltaire, un po' come fare un tour virtuale nella mente di un genio istericamente intelligente. Allora, Voltaire, il guru dell'illuminismo, un misto tra filosofo, scrittore e comico. Il pensiero chiave di Voltaire? La difesa della libertà di pensiero, come se fosse il Chuck Norris della libertà d'espressione. Diceva: «Ehi, se voglio criticare il re o prendere in giro il prete, sono libero di farlo senza rischiare la ghigliottina». Insomma, un vero ribelle dell'epoca. E il senso della vita secondo Voltaire? Beh, per lui era tipo godersi la vita come se fosse il primo hippie. Diceva: «Non c'è bisogno di farmi tutte queste domande esistenziali, basta divertirsi, coltivare il giardino e sorridere alla vita». Insomma, Voltaire era come il filosofo della vita spensierata, il Buddha dell'illuminismo, che ti consigliava di goderti il viaggio senza farti troppe seghe mentali. Il mantra di Voltaire per vivere bene era tipo: coltiva il tuo giardino. Non intendeva solo il terreno con fiori e piante, ma anche la tua vita quotidiana. In poche parole, significa occuparti delle tue cose, concentrarti su ciò che puoi controllare e vivere una vita semplice e soddisfacente. Insomma, il suo principale consiglio era: se hai un giardino, prenditene cura e lascia perdere le complicazioni inutili. Il suo consiglio era di usare la testa, di pensare in modo critico, di non accettare le cose senza interrogarsi. Immaginalo come se dicesse: «Ehi, umani, usate il cervello!» È l'accessorio più trendy dell'illuminismo. Oltre alla ragione, consigliava l'apertura mentale e il sarcasmo come armi potenti. L'apertura mentale per evitare di fossilizzarsi nelle proprie idee e il sarcasmo come un modo divertente per smontare le sciocchezze del mondo. Insomma, per Voltaire, la ragione era il martello, l'apertura mentale era il cacciavite e il sarcasmo era il tocco di classe nel suo cassetto degli attrezzi per una vita ben vissuta. Che ne pensi di questo approccio zen all'illuminismo? Grazie mille a tutti voi, meravigliosi esseri umani, per essere stati qui a esplorare la filosofia con me. Spero che abbiate apprezzato il viaggio nel mondo illuminato di Voltaire e compagnia. E ora vi lancio un invito. Iscrivetevi al canale. È completamente gratis, niente spirorci qui. Solo pura saggezza e qualche risata lungo il percorso. Ci vediamo alla prossima puntata, filosofatori.